Il Signore è risorto, è veramente risorto. Alleluia. Auguri di Pasqua a tutti gli amici, fratelli, le sorelle, a tutte le nostre famiglie, a tutte le comunità parrocchiali, a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà. Oggi è Pasqua e voglio che questo augurio giunga nelle case di tutti, ma soprattutto nel cuore e nella mente di ciascuno di voi. Voglio augurarvi che la luce di questo cielo pasquale che abbiamo benedetto questa notte illumini la vostra mente, il vostro cuore, la vostra intelligenza, ma soprattutto illumini le vostre azioni di bontà, di generosità e di carità, soprattutto in tempi così difficili. Una Pasqua particolare che certamente passerà alla storia come la Pasqua ai tempi del coronavirus. E Cristo vincitore, rappresentato qui da questa bellissima statua lignea, possa veramente penetrare lo sguardo di ciascuno di voi. Lui è il vincitore, ha duellato con la morte e ha vinto. La vittoria pasquale è entrata nelle nostre case e la sua benedizione inondi i vostri passi, le vostre azioni, i vostri gesti. Che il Signore veramente entri trionfatore anche nelle vostre vite. L'esplosione pasquale che abbiamo cantato questa notte possa veramente portare quella gioia e quella pace che tanto desiderate. Desidero veramente che queste non siano parole di circostanza, ma siano le parole della fede, che veramente con il cuore pieno di gioia possiamo dire: il Signore è risorto, alleluia, è veramente risorto, alleluia, è Lui che con la sua passione, la sua croce ha pagato il riscatto e con la sua risurrezione ci ha trascinati fuori dagli inferi. Egli è sceso, il Sabato Santo è stato costituito da questa parentesi dove Cristo scende agli inferi per prelevare Adamo, il primo uomo, e restituirgli la grazia iniziale. Beh, questo è l'augurio di Pasqua, è l'augurio della liberazione, perché voi possiate veramente fare il famoso passaggio del Mar Rosso ideale, cioè dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia. E se avete nemici, dalla inimicizia all'amicizia, bisogna attuare questo passaggio, altrimenti la Pasqua del Signore non può fare radice nel nostro cuore. Dunque, amici carissimi, alla luce del cielo e tenendo fissa l'immagine sul risorto, vi auguro ogni bene, che la Pasqua inondi tutta la vostra vita, la vostra e quella di tutti i vostri familiari. Vi do la benedizione del Cristo risorto. E nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona Pasqua a tutti.